Diciamo, andiamo a comunicare qua. Posso, sì. Eccoci, buonasera a tutti cari amici di Revolvere, vi ringrazio innanzitutto per aver trovato il tempo durante queste feste non completamente serene e piacevoli, dato il momento, per essere con noi. Come preannunciato anche ieri, questa sera ci troviamo qui sulla pagina Facebook della Federazione per presentare il libro dell'avvocato Giovan Domenico Gemelli, edito da Controcorrente Napoli. E siamo infatti in compagnia dell'editore Mauro Finocchito e dell'avvocato Giovan Domenico Gemelli, che è autore del libro. Buonasera a voi, desti e dormienti. Il pensiero di Eraclito, un filosofo sicuramente affascinante. Ci accompagneranno con un dialogo in questa rassegna ed è uno dei primi incontri che per tutto il 2021 noi porteremo avanti perché vogliamo presentare quella che è l'opera principale degli editori della Federazione Revolvere. Editori che si impegnano con sforzo e determinazione a e tonificare le volontà, perché questa è l'azione principale delle case editrici che abbiamo con noi. Abbiamo voluto dare un nome non casuale allo spazio di oggi e quelli che avremo modo di presentare nei prossimi mesi. Paideia. Paideia, che è un termine che viene fuori proprio nel V secolo avanti Cristo ed è formazione culturale per eccellenza, prima che istruzione e insegnamento, e avrà due traiettorie principali: la prima interna, come lettura di libri, dialogo e confronto, l'altra esterna e pubblica, che è quella che abbiamo modo oggi di portare avanti, che presenterà i libri. Su questi libri si potranno affrontare delle riflessioni comuni e pubbliche.
E proprio per Paideia noi vogliamo portare, incamminarci nella, non nel trovare delle verità che sicuramente non possono avere un'univoca risposta, ma quantomeno nel cercarle insieme. Questo vuole essere prima di tutto Revolvere. E quindi passo la parola a questo punto a Mario Finocchito, che può intervistare e porre le domande predisposte all'avvocato e autore Giovan Domenico Gemelli. A te la parola, Mauro. Sì, grazie, grazie Marina. Io devo dire che appena Giovan Domenico Gemelli mi ha proposto questo testo, questo libro, non ho avuto un attimo di esitazione, perché l'ho ritenuto, diciamo, davvero interessante, innanzitutto perché l'attualità del pensiero di Eraclito è davvero sorprendente, e poi perché comunque rientra in quella che è un po' la linea di controcorrente, che come tutti sanno, insomma, predilige pubblicare testi anticonformisti e comunque a dare ad indagare settori poco conosciuti della nostra storia, della nostra cultura, della nostra identità. E il libro che abbiamo pubblicato è questo, vi mostro la copertina, ma l'avete visto già prima in sovraimpressione sulla locandina. Ed è un po', come dire, una chiamata alle armi per tutti quelli che vogliono destarsi dal torpore del sonno. Bene, io a questo punto entrerei subito nel vivo della discussione, nel merito del testo, e chiederei a Giovan Domenico innanzitutto che cosa ti ha spinto a scrivere un libro su Eraclito e come nasce questa passione. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto è doveroso ringraziare la professoressa Marina Simeone per la bellissima presentazione e per l'iniziativa brillante. E poi un doveroso ringraziamento anche all'editore, perché è vero, ora Mauro Finocchito mi elogia dicendo che non ha mai avuto un minimo tentennamento, un minimo dubbio sulla pubblicazione dell'opera. E quindi questo per me è motivo di grande vanto, di grande soddisfazione. E veniamo al perché dell'opera. Perché Eraclito? Eraclito per me è il padre della filosofia, è un pensatore fine, raffinato, completo, bistrattato come tutti i presocratici come posso dire, relegati al ruolo di indagatori delle origini del mondo, a volte anche in maniera fantasiosa, risibile. C'è chi fa derivare la nascita del mondo dall'acqua, chi dall'aria, chi dai numeri. Eraclito pensa al fuoco, ma non è questo il motivo principale per cui Eraclito è meritevole di dignità assoluta, di dignità imperitura. Eraclito ci ha tramandato soltanto 100 frammenti di una sua grandissima opera che è sulla natura delle cose, sulla natura dell'universo. Per moltissimi anni gli studiosi di Eraclito pensavano che in realtà la sua fosse una raccolta di aforismi, di pensieri. In realtà così non è. E si è scoperto solo in un secondo momento che in realtà quella di Eraclito era un'opera sull'origine del mondo, sul perché della natura, su tutto ciò che lo circondava. E perché ho pensato anche ad Eraclito? Proprio perché nell'impianto filosofico, nella storia della filosofia, Eraclito è stato poi ripreso brillantemente da molti autori moderni, ha influenzato Hegel, ha influenzato Spengler, ha influenzato Nietzsche. Quindi proprio per questo merita la particolare dignità che io ho cercato di dare con questo mio semplice contributo, con questo modesto contributo. Quindi una sorta di elogio al maestro che io ho definito il mio primo maestro. Queste sono state le motivazioni principali, che poi sono correlate a quella che è un po' anche l'attualità del pensiero filosofico di Eraclito. E infatti, guarda, io proprio su questo ti volevo chiedere, ovviamente la parte essenziale, che poi ha dato anche il titolo al libro, è quella della distinzione tra desti e dormienti che fa Eraclito. Cioè lui dice che i dormienti sono i mediocri che compongono la massa, mentre i desti sanno cogliere il senso profondo delle cose, quindi devono destare quelli che sono presi dal torpore del sonno. Ecco, ci spieghi un attimo questa distinzione, che ovviamente rappresenta il nodo cruciale del libro.
Allora, Eraclito, quasi 3.000 anni fa, riesce a dare una brillantissima definizione degli esseri umani e li distingue in due categorie. Pensate alla realtà di 3.000 anni fa, senza i rumori, senza le luci, senza gli affanni quotidiani, dove forse l'unica preoccupazione era quella di riempire il pancino, insomma, e di vivere aspettando la fine dei propri giorni. E distingue gli uomini in desti e dormienti, perché già ai suoi tempi, proprio in quella società che, a cui lui partecipa, a cui vive, con, a volte con grande tristezza, con grande rammarico, avverte che la conoscenza dell'essere umano è fatta dall'aspetto sensoriale e da quella che è la ragione, che per lui chiama intelletto. Eraclito invita gli uomini a non fermarsi all'apparenza, a non dare eccessiva importanza ai sensi, perché l'apparenza inganna. Ciò che ci viene mostrato dai sensi spesso e volentieri è ingannevole, non rispetta la realtà, e allora invita gli uomini ad utilizzare l'intelletto. L'intelletto, che è il frammento del logos universale, la ragione divina, la ragione creatrice del mondo intero. Ed Eraclito dice: ogni uomo in se stesso ha un frammento del logos universale, che è la propria anima, il proprio intelletto. Allora dice: non fermatevi all'apparenza, utilizzate la ragione, andate all'interno della più recondita motivazione, spiegatevi il perché dei fenomeni, il perché della nostra esistenza. Allora i desti chi sono? I desti sono i saggi, coloro i quali, quei pochissimi che riescono ad utilizzare l'intelletto. Ma attenzione, desti 3.000 anni fa, desti anche oggi, perché l'essere umano moderno, purtroppo non utilizza la ragione, ma spesso e volentieri si ferma a ciò che gli appare, a ciò che è l'apparenza, perché? Per ignoranza, per utilità, per interesse, è facile fermarsi all'apparenza e non indagare oltre. E invece i dormienti chi sono? I dormienti è la massa, sono i mediocri, il gregge, coloro i quali si fanno trascinare appunto dai sensi. È una metafora brillante del maestro Eraclito, è proprio quella dell'ubriacone. L'ubriacone che rappresenta il dormiente per antonomasia. Chi è l'ubriacone? L'ubriacone è il padre di famiglia, colui il quale dovrebbe essere la guida della propria famiglia e della collettività. E invece si fa vincere dall'alcol, dall'abuso di alcolici, e non è nemmeno in grado di ritornare a casa, tanto che lo soccorre un bambino, un ragazzino, che lo prende per braccio e lo riporta a casa indicandogli la strada. Ecco, allora, i dormienti sono i più, sono i mediocri, quelli che si fermano all'apparenza. I desti sono i pochissimi saggi che usano l'intelletto, che vanno alla ricerca della verità, la vera ragione, la vera motivazione, perché tutto ciò che accade in realtà accade, la vera ragione per cui l'essere umano è chiamato a vivere. Tutto qui. Sì, Gian Domenico, un altro tema importante, insomma, nel libro è quello dell'aristocrazia, no? Che tra l'altro è quello che, a cui tu dedichi il primo capitolo. Bene, per Eraclito, insomma, rappresenta essenzialmente uno stile di vita, no? L'aristocratico è anche un po' come l'eroe. Ecco, vorrei che tu ci spiegassi un attimino questo aspetto, che pure mi sembra, insomma, fondamentale per capire anche il pensiero di Eraclito. Allora, il termine aristocrazia significa eccellenza, superiorità. Eraclito è stato eccellente, è stato superiore a tutti gli altri suoi concittadini. Eraclito era il primo della classe, insieme all'amico Ermodoro, scacciato da Efeso proprio perché gli Efesi non amavano la verità, non amavano l'atteggiamento spartano di Eraclito, che li bacchettava sui costumi turchi e depravati. E quindi l'aristocrazia è proprio questo senso di superiorità, superiorità dovuta anche, portata dalla saggezza, dalla capacità di indagare le cose. E Mauro, se mi consenti,
io leggerei un brevissimo passo, dei frammenti, da cui si evince perché Eraclito si considera superiore alla massa che lo circonda, tanto superiore da rinunciare al trono, perché Eraclito aveva delle origini nobili, aveva origini regali, sì. E il trono della città di Efeso sarebbe spettato a lui, e invece no, in rottura con quello che è l'andazzo intorno a lui, in rottura con la società che a quei tempi diventa mercuriale, ricerca il profitto sopra ogni altro valore, si allontana dalla collettività, diventa un eremita e si lascia morire, continuando però ad indagare se stesso e tutto ciò che lo circonda, e lasciandoci poi quei frammenti di cui abbiamo parlato prima. Va bene, leggi pure questo passo. E io leggerei proprio un brevissimo passo per farvi capire cosa pensava Eraclito dei suoi concittadini e soprattutto come glielo diceva in faccia, cioè non c'era occasione pubblica in cui li rimbrottava, li castigava. Sì. Perché Eraclito non aveva peli sulla lingua, non doveva dire grazie a nessuno. Eraclito era uno spirito libero, era un uomo superiore e quindi non amava compromessi, non, nulla, poteva tranquillamente dire quello che voleva. Per esempio, Eraclito afferma: gli anziani tra gli Efesini farebbero bene ad impiccarsi e lasciare ai ragazzi la città, loro che hanno bandito Ermodoro, il migliore tra loro, dicendo che nessuno di noi sia il più capace e lo sia altrove e per altri. E poi afferma dei suoi concittadini: se non fosse che fanno processioni per Dioniso, cantando inni al sesso, turpi azioni compirebbero, e non comprendono che Ade, il dio della morte, è lo stesso Dioniso per cui delirano e fanno orge. Se la felicità si trovasse nei piaceri del corpo, dovremmo dire felici i buoi quando trovano veccia da mangiare. Ritorniamo alla distinzione tra desti e dormienti. I dormienti sì. Sono come gli animali, che non hanno uno spirito, non coltivano l'anima, ma si fermano ai bisogni primordiali, ai bisogni corporali. Quindi compiono, mettono in atto dei comportamenti turpi, depravati, proprio perché ricercano solo ed esclusivamente il piacere corporale. Sì. Gian Domenico, però una riflessione che poi mi viene da fare ad un certo punto è che, come dire, Eraclito si autoisola ad un certo punto. È come, questo è come se fosse un atteggiamento un po' remissivo. È proprio questo invece che è l'atteggiamento di assoluta superiorità rispetto agli altri. Quando Eraclito capisce che intorno a sé c'è il deserto, quando capisce che è inutile predicare le buone azioni, le indagini filosofiche, l'utilizzo della ragione, quando capisce che ormai tutto è irrimediabilmente perduto, perché il profitto purtroppo brucia la terra intorno a sé, brucia tutto quanto, corrompe tutto quanto, si isola, se ne va, rinuncia al trono e si lascia morire da eremita. E Mauro, questo tuo intervento adesso mi ricorda, proprio per far capire, intanto ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e che ci seguiranno nei prossimi giorni, diciamo con modalità registrata, però proprio per far capire chi è l'aristocratico. Eraclito è stato un aristocratico, forse l'aristocratico per eccellenza, ma è evidente che grazie a Dio la società ha prodotto anche altre forme di aristocrazia. Allora io, siccome ci parla spesso per metafore Eraclito, vorrei leggere un altro passo per far capire a tutti quanti quelli che ci ascoltano, per farlo capire anche a noi stessi, perché non bisogna mai smettere di ripeterlo, quale deve essere l'atteggiamento dell'aristocratico anche ai giorni nostri. Quindi se mi consenti io leggerei questi ulteriori due righe, proprio per far capire che è l'atteggiamento della pantera di fronte al cacciatore. Allora, io scrivo questo: l'aristocratico, l'uomo superiore, deve fronteggiare il pericolo senza mai indietreggiare, senza mai cedere di fronte alle difficoltà del corpo e dell'anima. E resta risoluto qualunque sia il destino, cioè la volontà degli dèi, come una pantera che scatta da un profondo cespuglio, affronta un cacciatore, non pensa né ad aver paura né a fuggire sentendo l'abbaiare.
se l'uomo per primo la ferisce o la colpisce, anche se trafitta, non lascia l'alchè, la fortitudo, la forza dell'anima, non indietreggia davanti al pericolo, ma prima attacca o soccombe. Quindi l'aristocratico deve essere come la pantera, consapevole del proprio destino, anche di morte, ma non deve mai indietreggiare. Questo poi oltretutto rimanda anche ad un altro aspetto importante del libro, che è l'importanza dei miti, no? E tu perché ritieni che i miti siano di fondamentale importanza oggi? Allora, perché la massa dei dormienti possa ambire a possa assurgere al rango di popolo, è necessaria la cultura. La cultura non è il nozionismo della cultura di massa, della scolarizzazione di massa. La cultura è qualcosa di più profondo. La cultura è identità, la cultura è il rispetto delle tradizioni. E nelle tradizioni un ruolo principale lo occupa appunto il mito, il rispetto del mito. Il mito che per Eraclito era il mito omerico, il mito dei personaggi omerici, ma anche per noi che viviamo il 2021 ormai, non possiamo che prendere esempio dai grandissimi miti che la storia ci ha consegnato, che la storia ci ha raccontato, proprio perché noi siamo l'essere umano, è quello che fa, è quello che compie, è quello che lascia. Anche per questo il motivo del libro, non un saggio filosofico, non solo un saggio filosofico per omaggiare Eraclito, ma una guida per gli esseri umani che, come dicevi brillantemente tu nella introduzione, vogliano destarsi dal sonno. Vivere per consumare è l'illusione del vivere. Vivere per raccogliere denaro, per accumularlo, è illusione del vivere. Noi non siamo sulla terra per consumare 80 anni del nostro tempo e per calpestare indegnamente un suolo. Noi siamo qui per onorare i nostri nonni, i nostri avi e per dare un esempio concreto, fattivo, ai nostri figli, perché noi siamo osservati dai nostri figli, dai nostri familiari, dai nostri vicini di casa, dai nostri clienti. Siamo quello che facciamo, bisogna fare. E che cosa c'è di più grandioso del mito omerico di Ettore? Ettore sa che è chiamato a morire, sa che la volontà degli dèi lo porteranno alla morte per mano di Achille. Ma non si tira indietro, ognuno di noi sarebbe fuggito, sapendo che il destino ormai era deciso ed era scritto ed era la morte, tutti noi saremmo fuggiti. Invece Ettore no, accetta la battaglia consapevole della sconfitta e della morte, perché mai vorrebbe che qualcuno, il suo popolo, i suoi familiari provassero la vergogna, il disonore. Quindi va a morire per dare un'immagine solenne, eroica alla propria moglie, ai propri figli, al proprio popolo. È questo a cui anche l'uomo moderno deve ambire, al gesto eroico. Ma finché si arrivi al gesto eroico, nelle more del gesto eroico, l'unica soluzione, l'unica salvezza è tendere alla saggezza, indagare la verità, comprendere, tentare di comprendere il perché della nostra esistenza. Noi non viviamo per consumare. Noi non dobbiamo. Sì, a proposito di un uomo moderno e di attualità, leggendo il libro mi sono venuti in mente i testi e gli scritti di Emiddio Novi, che è stato uno scrittore e un giornalista, insomma, che purtroppo ci ha lasciati un paio d'anni fa, e che lui ha scritto due libri che noi abbiamo pubblicato come controcorrente. Uno è La dittatura dei banchieri e l'altro è La riscossa populista. Ebbene, parlando di eclissi della democrazia, di perdita della sovranità nazionale e monetaria, Novi prefigurava una via di uscita con il populismo. Lui diceva: e cosa resta di veramente antagonista al mercato universale se non i popoli, la loro identità, la loro religione e le tradizioni e le comunità solidali? Questo è l'interrogativo che si poneva e appunto lui prefigurava, come ti dicevo, questa via di uscita nel populismo. Ma per Eraclito e poi anche per te, quale può essere la via di uscita? Allora, la via d'uscita è senz'altro la cultura.
come dicevo prima, la cultura non nel senso del nozionismo, ma nella ricerca dell'identità, della propria identità, un ritorno sano alle origini, alle tradizioni. È evidente che il progresso non è il demonio. Oggi non sarebbe più possibile, non avrebbe senso vivere senza l'ascensore, senza l'aeroplano, senza un'autovettura, senza l'utilizzo del computer. Noi oggi stiamo sfruttando il progresso per tenere una piccola intervista, una piccola conferenza. Tu da Napoli, io da Cosenza, la professoressa Simeone da Roma, so di amici che ci stanno seguendo da Milano, da Firenze. È evidente che il progresso aiuta. Il progresso non va, come posso dire, buttato tutto nel cestino. Però noi dobbiamo lottare contro il falso progresso, perché il progresso deve essere rispettoso dei valori umani, dei valori costituzionali. Il progresso non può non tener conto di quello che è proprio il rispetto dell'essere umano. Allora, come diceva il senatore Novi, mi sembra che fosse un senatore della Repubblica, se non sbaglio. E noi oggi siamo schiavi della burocrazia plutocratica, io la chiamo così, che vuole troncare le radici, vuole cancellare il passato dell'essere umano, renderlo praticamente libero da quelli che sono i vincoli familiari, dei vincoli del territorio, proprio perché la plutocrazia vuole allevare animali da consumo. Alla plutocrazia non interessa il benessere psichico interiore dell'individuo, interessa soltanto aumentare il profitto, aumentarlo a tutti i costi. E attraverso, come posso dire, un utilizzo sempre più ristretto della moneta, questa forma di schiavitù viene amplificata, viene irrigidita. Ormai la plutocrazia non solo produce la moneta, ma né custode universale, né l'unica custode, proprio perché la vuole somministrare agli esseri umani come se fosse un bene essenziale, come se fosse ossigeno, come se fosse acqua. E noi contro questo tipo di progresso dobbiamo lottare, tenendo conto che Eraclito era un antidemocratico per eccellenza. Torniamo sempre ad Eraclito, e in questa è l'attualità. Sembra, noi parliamo di oggi, del 2021, ma nel VI secolo avanti Cristo, quindi quasi 3000 anni fa, era la stessa cosa. Quando nella società della Grecia antica arriva il profitto, arriva il capitale, l'uomo entra in crisi, l'uomo si svende al lucro, e questo Eraclito non lo può accettare. Quindi io capisco che la lotta che va fatta anche contro questo sistema di governo. Il sistema democratico è un sistema fallimentare. E come lo definiva Eraclito, io sottoscrivo oggi, è il governo dei mediocri. E perché annulla, cancella ogni qualità individuale. La democrazia massifica, la democrazia globalizza, la democrazia dà pari dignità ad un analfabeta rispetto a un plurilaureato. E questo non è possibile. Chi ha passato 40 anni della propria vita a studiare non può avere le stesse capacità di un analfabeta che vive del reddito di cittadinanza e che quindi viene mantenuto da chi produce anche la ricchezza economica di un paese. E in questo mi trovo ovviamente solidale, condivido il pensiero del senatore Novi, ci mancherebbe altro, lo sottoscrivo pienamente, lo sottoscrivo in toto. Bene, in base a quello che tu ci hai detto anche nel corso dei vari interventi che hai fatto, abbiamo capito benissimo perché a distanza di 3000 anni il pensiero di Eraclito è ancora attuale. Non so se tu vuoi aggiungere altro, io lascerei a questo punto anche le conclusioni un po' a Marina Simeone, che ci ha ascoltato insomma con attenzione e con interesse. Se mi consentite, io vorrei leggere due righe di Oswald Spengler, che è un autore che si è ispirato molto al pensiero eracliteo, ed è, in poche parole ci spiega che cosa non bisogna fare per morire di mediocrità, cioè qual è l'atteggiamento che l'uomo moderno deve tenere per non essere massificato tra i mediocri.
e mi permetto di leggere queste parole. Afferma Spengler: l'eroe disprezza la morte e il santo disprezza la vita. Siate eroi o santi, in mezzo c'è non la saggezza ma la mediocrità. L'uomo mediocre non vuole dalla vita nient'altro che durata, salute, divertimento, comodità, felicità. Noi non vogliamo la durata, noi siamo ciò che facciamo, noi tendiamo all'evento, al comportamento eroico, in mezzo ci sta la ricerca della saggezza. Io vi ringrazio e sono disponibile a rispondere. Se questo, oh, guarda, a quello che hai detto io aggiungerei anche un'ultima citazione, che è quella che poi abbiamo messo in retrocopertina nel libro, è quella di Nietzsche, e che dice: la vita è fatta di rarissimi momenti, di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. Ecco, questo credo che riassuma anche un po' quello che è il pensiero, e da poco capisce anche l'influenza che ha avuto Eraclito su Nietzsche, su Friedrich Nietzsche. Perfetto, una disamina perfetta la tua. Condivido pienamente in toto, certo. Bene. L'illusione del vivere, la vita apparente, un'esistenza finta, sì. Di gomma, un'esistenza di gomma. Bene, noi a questo punto abbiamo concluso. A Marina non la vedo. Non so se è ancora in linea. Marina, ci sei? Bene, credo che possiamo a questo punto chiudere. Non magari avrò avuto qualche problema sul collegamento. Possiamo provare ad aspettarla se riuscisse a intervenire nuovamente per i saluti. Certo, mi farebbe piacere ovviamente che lei potesse... Se c'è qualche domanda che mi può pervenire, sempre con lo strumento della modernità, io sono disponibile a rispondere. Niente, non c'è. Ecco, forse sta arrivando. Scusa, qui da noi oggi c'è un tempo tremendo che ci ha portato addirittura alla grandine, per cui è saltato il modem, ma anche questo è un aspetto della tecnologia, e mi riferisco a quanto abbiamo detto precedentemente. Credo che uno degli insegnamenti probabilmente più profondi della paideia classica sia quella di considerare la tecne strumentalmente e non come fine ultimo, come invece purtroppo si sta facendo andando nella direzione delle smart city. Ma vorrei porre una domanda, se Mauro è d'accordo, all'avvocato Giovanni Domenico. Perché non parlare anche, per terminare, dell'aspetto che io considero essere attuale quanto fondamentale, del discorso del logos, quindi di una armonia nella ragione degli opposti. Questi opposti a cui la guerra, Polemos, che governa tutto, induce, che poi riescono a trovare però una loro armonia. Perché dico che è una questione fondamentale ed attuale? Perché sembra che oggi invece l'omologazione, il considerare l'uguaglianza come principio sovrano e determinante, deve portare a pensare, da quando si è piccoli, parlo anche dei cartoni animati che spesso vede mia figlia, Vampirina, ma tanti altri, parlano dell'essere tutti uguali come un elemento positivo per la vita stessa. Quando è invece soltanto nella differenza di questi opposti che poi si incontrano, che esiste la vita. E come gli antichi arrivavano a queste perle di saggezza, come possiamo definirle? Osservando la natura, ricercando nella natura quei principi da cui deriva il ragionamento sull'archè. Vogliamo dire qualcosa su questo logos e su questi opposti che si armonizzano? Allora, certamente, grazie della domanda. Ovviamente affrontiamo un aspetto molto più tecnico e sono ben felice di sintetizzarlo sempre con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti quanti noi. Allora, quando io dicevo che Eraclito è un fine pensatore completo, è perché sì, nell'antichità moltissimi osservavano i fenomeni naturali, però pochissimi, quasi nessuno riusciva, come posso dire, a creare un impianto filosofico dando delle risposte che sono eccezionali e che sono condivisibili a distanza di 3.000 anni.
quando Eraclito dice se diamo retta all'apparenza, se diamo pari dignità rispetto alla ragione e ai sensi, il sole ha il diametro di un piede. È evidente che osservasse la natura, ma lo vedeva a migliaia di anni luce. Quindi, in maniera paradossale, diceva ai suoi interlocutori: guardate, il sole, proprio per sfotterli, per prenderli in giro, il sole ha il diametro di un piede. Ben sapendo che il sole è infinito, il sole non è misurabile, il sole è immensità, il sole è Dio. Ed Eraclito che cosa ci dice? Che questo Dio, che lui chiama Logos, ragione universale, è il grande architetto del mondo, è colui che ha progettato, ideato, realizzato tutto ciò che ci circonda, ed è colui il quale ne controlla lo sviluppo, è colui il quale è custode di ogni evento naturale interiore all'interno dell'essere umano e anche all'esterno, intendendoli come fenomeni naturali. E il Logos è la ragione universale. L'anima o intelletto è una frazione, è un frammento di Logos universale che Dio ha donato ad ogni essere umano. Esseri umani dormienti che non la coltivano, non lo utilizzano, esseri umani saggi che lo utilizzano per andare alla scoperta della verità. Che cosa ci dice poi Eraclito? Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vediamo, è sintesi, è il risultato del conflitto, è il polemos. Polemos è Dio che determina quale uomo deve essere re, quali uomini devono essere ridotti al rango di schiavi. Tutto ciò che ci circonda è frutto del conflitto. Ecco il polemos, come lotta continua, come battaglia perenne. Perché parliamoci chiaro, la più grande bugia che noi abbiamo subito dalla nascita è il concetto di uguaglianza degli uomini. Gli uomini non sono uguali, è una grandissima bugia. Il Logos universale ci ha creati uno diverso dall'altro e fra gli uomini differenti, fra di loro, diversi, per aspetto fisico, per cultura, per colore della pelle, per colore degli occhi, non può che esserci conflitto. E nell'equilibrio di questo conflitto e nelle pause di questo conflitto e nel risultato di questo conflitto che si crea il mondo. Tutto ha origine dal conflitto, dal polemos. Io non so se ho risposto in maniera sufficiente alla professoressa, e se c'è qualcosa su cui devo approfondire sono a sua disposizione. Direi che va bene, sono soddisfatta, spero lo sia anche l'editore Filocchietto e lo siano soprattutto i nostri ascoltatori. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie per l'invito, grazie ancora all'editore per avermi invitato. Speriamo che sia soltanto l'inizio di una collaborazione lunga, proficua per entrambi. Per me è un piacere. Mi raccomando, acquistate il libro, come potete leggere, lo ripeto, a redazione@controcorrenteedizioni.eu e vorrei anche ricordarvi che è uscito proprio questo mese l'ultimo numero della rivista Revolvere sul tema della pandemia. Abbiamo accolto degli articoli che considero essere molto validi, ricordo soltanto il primo piano della dottoressa Cristina Coccia, l'articolo nella sezione psicologica del professor Silvio Bolognini e del dottor Adriano. Abbiamo anche Stefano De Rosa, Durazzini, Durigon, Ruzzi, insomma ci sono delle belle firme. È un numero notevole, potete ordinarlo scrivendo a redazione@revolvere.it, ma ne avremo modo di parlarne in una diretta sulla nostra pagina. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie, buonasera. Buonasera.